Ciao a tutti! Oggi ho realizzato una treccia un po' particolare, anche perché sono due trecce, una gira intorno all'altra. È una treccia un po' particolare ed è consigliabile per un'occasione importante o anche per una cena. Non è consigliabile per tutti i giorni. E per poterla realizzare ho utilizzato degli elastici, come questi, e delle forcine. Come queste. E niente, è tutto qui. Se vi piace, vi lascio il tutorial e alla prossima. Grazie, ciao, un abbraccio a tutti. Prendiamo una sezione di capelli e la dividiamo in tre ciocche e cominciamo ad intrecciarla. Adesso aggiungiamo varie sezioni di capelli alla treccia per poterla fare camminare. Però li prendiamo dall'alto. A questo punto mettiamo da parte, da un lato, gli altri capelli. E intrecciamo la treccia. La blocchiamo con un elastico. Prendiamo gli altri capelli rimanenti e facciamo una treccia. Prendiamo una sezione, la dividiamo in tre e cominciamo ad intrecciare, prendendo capelli sia da sopra che da sotto. Quindi da sopra. Da sopra e da sotto. Intrecciamo. Blocchiamo con un elastico e adesso arrotoliamo la treccia su se stessa. La blocchiamo con delle forcine così, prendiamo l'altro e la passiamo intorno. E di queste la blocchiamo con le forcine. La treccia è fatta. Questo è il risultato finale.